A bacchettare l'attualità ogni giorno con lucidità ci pensa Davide Giacalone. Buongiorno Davide. Buongiorno, bentrovati, buon martedì. Eccoci qui, caro Davide, che tra l'altro ha partecipato con messaggi e altro anche all'interessantissima linea diretta sulla legittima difesa, l'armarsi, non armarsi, magari dopo ci passiamo. Corriere della Sera, apertura, sicurezza, appunto, l'esame del Colle, sì al decreto, via il diritto d'asilo a chi è condannato, stretta sui permessi. Però vorremmo partire, possiamo tranquillamente restare alla prima del Corriere, centropagina, meno tasse, debito più alto, Di Maio, copiamo Macron, lo avete sentito anche nel giornale orario. Allora, Davide, perché se lo fa la Francia, dice in estrema sintesi Di Maio, non possiamo farlo noi? In buona sostanza il quesito è: lo possiamo farlo alla francese? Sì, si potrebbe fare alla francese, però magari uno si informa prima e studia. Dunque, giusto alcuni punti. Il debito francese è pari al 98,7% del prodotto interno lordo, quello italiano è un pizzico, un pelo sotto il 132% del prodotto interno lordo. Lo spread francese, cioè la differenza di interessi che pagano loro sul debito pubblico rispetto ai tedeschi, sta tra i 30 e i 35 punti base, l'Italia ha 250 punti base. Il deficit francese previsto nella manovra che ieri il presidente Macron ha illustrato sale rispetto al previsto dello 0,2%. Quello italiano, se va bene, se regge la diga di Tria, sale dello 0,8%, ma soprattutto i soldi che in questo modo i francesi si trovano a poter disporre vanno interamente a sgravi fiscali per le aziende, sgravi fiscali per le famiglie, per esempio dovrebbe scendere la tassa sulla casa, mentre in Italia vanno prevalentemente in trasferimenti, in sussidi che invece in Francia diminuiranno, ed è previsto da qua al 2022 la diminuzione di 50.000, dicasi, 50.000 posti nella pubblica amministrazione, cosa che noi invece ci proponiamo di aumentare. Le pensioni, i trasferimenti avranno un aumento dello 0,3% a fronte di un'inflazione dell'1,3%, cioè diminuiranno. Noi in Italia non facciamo altro che parlare di aumentare le pensioni e aumentare le persone che ci vanno. Quindi io sono d'accordo, famolo alla francese, però prima di farlo alla francese studiamo come stanno le cose e gli ex si accorgeranno che non è l'esatto contrario, di più di quello che sta provando a fare il governo italiano. In 20 secondi, oggi su Libero, Feltri la butta giù pesante su Di Maio, il titolo è "Perde la borsa eppure la testa, disastro", e mette un virgolettato di Di Maio che dice "faremo il reddito di cittadinanza, colpi di debito e se non basta stamperemo moneta". Secondo te si farà o no sto reddito di cittadinanza, Davide? Si farà una cosa che si dirà essere l'inizio del reddito di cittadinanza, nel frattempo questo verrà mangiato da altre cose. Ieri Mario Draghi al Parlamento Europeo ha ricordato che le parole non solo fanno danno, ma in Italia il costo del crediti è cresciuto di 20 punti base per le piccole aziende e per le famiglie, quelle delle obbligazioni di 64 punti base da marzo, quindi qualsiasi cosa ci metti in più in tasca, con questo modo glielo porti via dall'altra parte. Torniamo sulle prime dei quotidiani. Questa notizia è un po' ovunque, tra l'altro spesso avvalorata da una fotografia, ma anche perché merita. Stiamo parlando di Versace che vende, passa in mani americane, per la precisione Michael Kors, e nello specifico per esempio su Repubblica c'è una bellissima foto di non moltissimo tempo fa in cui Donatella Versace ha voluto riportare in auge, no, queste bellissime donne che sono state le super top, ma che lo erano allora, che evidentemente lo sono rimaste per sempre, quindi la Bruni, la Schiffer e Naomi Campbell insieme appunto a Donatella Versace. Questo sulla prima di Repubblica. Allora, che operazione è questa, Davide? Allora, Versace è dei Versace e ci fanno quello che gli pare a loro, come qualsiasi altro marchio o produzione italiana. Il problema non è quando vendi Versace oppure qualsiasi altra cosa, diciamo, non è che vendi l'intelligenza, la creatività, il succo del mar, il made in Italy, perché quello comunque rimane, cioè voglio dire, se ne possono fare un altro. E quindi il tema non è se Versace venda oppure no, è anche trovo stucchevole questa specie di lutto che c'è sempre quando un marchio italiano viene venduto. Se viene venduto vuol dire che viene valorizzato all'estero e va bene così. Il punto è: qual è l'atteggiamento nei confronti delle produzioni che sono? Noi abbiamo in Italia
lo dico per simpatia, un genio come Armani. Quindi, qual è la capacità di rendere maggiormente produttiva l'Italia e più conveniente produrre in Italia, oltre che l'idea anche il prodotto, cioè la maglia, la camicia, il pantalone, quello che è? Quanto si agevola il fatto che i soldi che per esempio i Versace incasseranno, che sono pure tanti, possono essere convenientemente investiti in Italia, non per pietà, non per amicizia, non per cittadinanza, per convenienza investiti in Italia? Allora qui si ricordino quello che dicevamo due giorni fa dei piani individuali di risparmio, 18 miliardi e mezzo raccolti, solo 4 sono finiti le piccole e medie imprese italiane per viscosità del mercato italiano, di questo ci si preoccupi, non del fatto che qualche finanziere compra marchi italiani. Davide, c'è una notizia che mi ha molto colpito questa mattina sulla prima pagina del giornale. All'hotel Hilton di Bruxelles questo weekend si è svolta una fiera molto particolare, la più grande in Europa dedicata agli uomini gay che vogliono avere figli. Una fiera con tanto di espositori, brochure, listino prezzi, cataloghi con le donne che si offrono come madri in affitto, pacchetti all inclusive dove il prodotto da acquistare è un figlio per regalare anche ad una coppia omosessuale la gioia della maternità, paternità. E il pezzo di Paolo Bracalini sulla prima pagina del giornale, no, lo dico con cognizione di causa, io mi sono unito civilmente, sono assolutamente contrario a questo tipo di pratiche, anzi mi piacerebbe un giorno che l'istituzione dell'adozione in Italia fosse modificata e che anche le coppie omosessuali potessero adottare, ma un conto è l'adozione, un conto è l'idea di emulare la famiglia tradizionale andando ad acquistare praticamente un bambino contenuto, diciamo, nell'utero di una donna con cui non si è fatto l'amore. Mi piacerebbe una tua opinione al riguardo. Vedi, io credo che questa è una cosa che vada separata anche dalla considerazione relativamente alle coppie omosessuali. Le coppie omosessuali, diciamo, per loro natura non possono procreare, però la incapacità o l'impossibilità di procreare non è solo delle coppie omosessuali. Ecco, lì si entra in un campo in cui c'è una specie di dirittismo perverso, diabolico, mostruoso, per cui si immagina che tutti noi abbiamo tutti uguale diritto ad accedere a qualsiasi cosa, ivi compresa l'idea di avere un figlio. Ma siccome non lo possiamo fare, possiamo utilizzare un'altra persona che riduciamo in schiavitù, per mettere al mondo un soggetto, un essere umano, che avrà una madre che non potrà conoscere, un padre genetico che non potrà mai incontrare, ma che si... queste sono mostruosità nate, da ripeto, da un dirittismo che ha perso la ragionevolezza, il buon senso e anche il senso della morale, che non ha distinzioni di sesso. Sai che a me ha colpito tantissimo in questi anni non verificare, non vedere come le donne difendessero, anzi non difendessero, queste signore che decidono di, appunto, fare dei figli da poi vendere attraverso listini. Per esempio in Canada questo accade, sì, giusto, no? Abbastanza regolarmente. È una cosa che rabbrividisce, non so. No, ma il tema è di una... Credo che Davide e Pierluigi abbiano detto tutto ciò che ci sia da dire ad oggi, sapendo che verrà sempre trovato, come dire, un angolo di mondo in cui questo verrà consentito. Bisogna farci, come dire, i conti con la propria coscienza. Prima, Davide, permettimi, hai parlato della questione Versace che passa di mano, va a Michael Kors e via dicendo. Assolutamente legittimo, ci mancherebbe altro, ognuno fa della propria creazione, in questo caso della propria azienda, ciò che ritiene più giusto per la medesima. Però forse quello che ci manca in Italia, mentre ci stracciamo le vesti se Versace diventa americana nella maggioranza azionaria, naturalmente, quello che ci manca è sottolineare, sostenere, tornerei su questo per pochi secondi, Davide, chi come Armani, visto che l'hai citato tu, maison assolutamente straordinaria, resta non solo orgogliosamente italiana, ma si impegna anche sul territorio, si sarebbe detto un tempo, cioè dà una mano per far apparire più bella la città, crea qualcosa di tangibile, delle iniziative che possono dare un po' di coraggio e di voglia di fare ai ragazzi. Perché noi, come dire, siamo pronti a sottolineare quando perdiamo qualcosa e diamo per scontato o non ce ne frega nulla, scusate se parlo in maniera un po' terra terra, di chi invece si sbatte e a 80 anni suonati continua ad essere un vanto nazionale.
Perché la cultura del piagnisteo è la sorella gemella dell'invidia per quelli che riescono. Quindi diciamo io ce l'ho con quelli che riescono, al tempo stesso piagnucolo perché se ne vanno. Ma diciamo tutto questo non serve a niente. In un paese vitale, in un sistema, lascia perdere un paese, in un sistema vitale, il tema non è quello di proteggere i giganti, i quali se un certo momento vendono, sono giganti, fanno un po' quello che gli pare loro, nel rispetto delle leggi naturalmente. Il problema è far crescere chi sta sotto, e far crescere, emergere chi è più bravo, far nascere nuove cose, come è successo in Italia con Armani, con Bersani, non è che è successo in un altro pianeta. L'immobilità, la solidificazione di un mercato rende tutto più duro, più viscoso, più inutile. Sapete, anche oggi abbiamo l'onore della prima pagina sul Financial Times come ieri, e anche oggi una pessima cosa: l'Italia è il paese a più alta percentuale di giovani che non studiano e non lavorano. Dice, cosa c'entra questo con Armani e con la moda? C'entra, perché se un sistema è abbastanza dinamico e permeabile non stai lì a rimirare il vuoto e ti dai da fare, e se non ti dai da fare vai a fare un'altra cosa per cercare di guadagnarti da vivere, e se te lo danno senza che tu abbia fatto niente, che produce un paese in cui la gente non fa niente. Caro Davide, rimanendo sul tema giovani, appunto citato già a pagina 17 di Repubblica, ottimisti 9 ragazzi su 10 in Africa, Asia e Sud America. È un'indagine molto interessante, i teenager vedono più rosa degli adulti ma esprimono insoddisfazione, si diffonde un'epidemia di solitudine, secondo me questo è un tema molto molto delicato, e nei paesi emergenti invece corre la speranza. Ci racconti un po'? Vedete, è un'indagine fatta da Ipsos con la fondazione Gates, per l'appunto in tutto il mondo. Il dato fondamentale è questo: i giovani sono ottimisti, evviva, straevi, ci mancherebbe altro, perché se non hai una visione positiva del mondo quando sei giovane, benissimo così, io sono ottimisti un po' ovunque, anche da noi. Il tema è che nei paesi dove si sta peggio sono più ottimisti rispetto ai paesi in cui si sta meglio. Noi siamo quelli che stiamo meglio e infatti produciamo un numero più elevato di disillusi. Quella disillusione non è altro, secondo me, che l'impressione di io c'ho tanto e forse in futuro potrei non avere abbastanza, non potrei avere altrettanto. E vivo in un sistema nel quale chi oggi è più adulto, più grande, diciamo, domina le cose del mondo e del mercato, si mangia regolarmente la parte di produzione e di ricchezza che deve ancora essere prodotta. Nei paesi dove si sta peggio questo non capita, ma stanno peggio, cioè svegliamoci da questo incubo, siamo noi che stiamo meglio, abbiamo più possibilità di crescere, naturalmente se ci abbiamo almeno una qualche intenzione e voglia di studiare e di lavorare. E a volte non siamo grati neanche di quello che abbiamo, che è già tanto. Grazie a Davide Giacalone, buona giornata, domani. Buona giornata, buona radio a tutti. Avete sentito poco fa il riferimento al caso Toffa, Nadia Toffa, inevitabile polemica social. Oggi, se volete, c'è il buongiorno di Gramellini, il caffè di Gramellini sul Corriere della Sera, comunque il suo corsivo. Guarda, ieri mi ha molto colpito, devo essere onesto, perché ho seguito, Massimo, esattamente come te, la polemica che era nata inevitabilmente sui social. No, dono, sapete, senza criticare nessuno, premessa, nessuno si può e deve permettere di criticare chi sta attraversando un momento così delicato, però associare mentalmente il concetto stesso di dono al cancro. Ecco, questo non riesco proprio a comprendere. La parola è azzardata, però immagino che Nadia volesse dire che è stata una prova per lei, cioè un dono che ha messo in discussione il suo rapporto con la vita e l'ha rigenerata. È un po' ingeneroso prendersela con una ragazza che sta vivendo una cosa di questo genere, però a monte non critico che lei, Luigi non era criticata lei, era criticata la spettacolarizzazione, la trasmissione, i social, cioè ma infatti di questo stiamo parlando. Però infatti è tremendo questo, perché ormai è diventata un'attività all'atere di ogni professionista che viene colpito da un dramma o da un male, ovvero spendere, svendere la propria vita privata pubblicamente. Però voglio credere, e non ho dubbi, che nel caso di Nadia Toffa ci sia realmente la volontà di far passare un messaggio positivo, di forza, certo. Di coraggio anche estremo nei confronti di chi è nel pieno di questo tunnel. Se non ricordo male, già ai tempi degli antichi romani era in voga il detto che la comunione di un bene fosse la madre di tutte le liti. Bene, in Italia le liti condominiali tengono banco prepotentemente, nel nostro paese ci sono 2 milioni di cause pendenti, Campania e Lazio in testa, si litiga per tutto, dai rumori molesti agli odori fino all'abbaiare
del cane. Vogliamo approfondire la questione con il presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti, Giovanni De Pasquale. Professore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Una buona giornata. Senta, già ci tolga questa curiosità, Pierluigi poco fa ha fatto un elenco delle prime cause di lite. Lei ci dà, ce l'ha la classifica? Chi sta sul podio? Sono tante le cause di incomprensione e liti nel condominio. Avete accennato al problema dei cani, degli animali che abbaiano, e questo è anche vero, perché... Presidente, mi perdoni, spenga la televisione, altrimenti lei si risente. Esatto. E anche noi la risentiamo. No, soprattutto sì. Lei non riesce a parlare, perché è inevitabile, insomma, è praticamente impossibile farlo. Appena spegne l'audio, visto che ci stava seguendo in radiovisione, e di questo la ringraziamo, naturalmente sicuramente riusciremo a parlare in modo molto più tranquillo e sereno. Allora, quindi i cani, avete sentito l'abbaiare? Ma anche gli odori è un bel tema, eh? Odori, come siamo messi, Presidente? Gli odori, ma la ripartizione delle spese, anche gli odori, sono tantissime le cause di incomprensione tra condomini e condomini e anche condomini e amministratore. I rumori, persone che camminano con i tacchi alti, che suonano pianoforte. Sì. E il volume alto della televisione, della radio. Perfetto, ma come ci si mette mano? Mi faccia un po' capire, Presidente, perché queste più o meno le conosciamo, no? le modalità. Quello che non riusciamo a capire è come uscirne. Come uscirne? Intanto ci vorrebbe un'educazione ad hoc per quanto riguarda il vivere con una certa comunità, perché il condominio è fatto da persone di varie stazioni sociali, culturali, economiche. C'è a volte la presunzione da parte di tutti di essere nel giusto, di avere diritto a fare quella determinata cosa, e quindi è questo il problema principale. E poi magari si arriva pure in tribunale per determinate cose. A proposito di tribunale, solo a Milano, leggevo ieri, i giudici della 13ª sezione civile, quella che si occupa, insomma, dei conflitti condominiali. Nel 2017, insomma, hanno stracciato i giudici il mandato a più di 200 amministratori dopo aver riscontrato nelle attività dei gestori significative irregolarità, malafede, eccessivo attendismo nei confronti dei morosi e persino casi di conflitto di interesse. Allora, c'è una corresponsabilità degli amministratori di condominio nelle liti condominiali? Guardi, la corresponsabilità è data anche da quello che ho detto prima, da una parte di ignoranza in materia. Vi sono amministratori improvvisati, amministratori che non hanno fatto un corso base per quanto riguarda la riqualificazione e la rivalutazione di questa figura professionale. Si sono improvvisati amministratori, non conoscono bene le leggi, la legge codice civile, ma ci sono anche delle leggi speciali, questo è vero. Quindi stiamo lottando, almeno la NAIP e io in prima persona, per evitare tutto questo. Stiamo facendo corsi di formazione in quantità proprio, e corsi di aggiornamento anche, proprio per dare questo input e questa possibilità di avere un amministratore per i condomini preparato. Capace. È quello il problema. Certo. Capace. Abile. Presidente. Presidente, sa, adesso non è colpa sua, però lo devo dire, la sensazione che ho provato in questa chiacchierata è che lei, da uno che lo fa nella vita, lo fa quotidianamente, se non ci appelliamo al buon senso di ciascuno di noi, cioè di ciascun condomino, qui siamo rovinati, perché lei stesso ha fatto un elenco, che del resto che deve fare? Ma non funzionerà mai, perché il buon senso è diverso tra tutti noi. Però è un appello, l'unica cosa che mi sentirei di fare. Appelliamoci partendo da noi stessi, cioè diamo una mano al prossimo, perché sennò obbligati a litigare. Hai ragione, Fulvio, però guardi, nel 2012 con la legge 220, che è andata a modificare
il codice civile in materia condominiale, ha messo dei paletti, soprattutto per gli amministratori, che devono avere determinati requisiti, tra cui a parte certificati penali, carichi pendenti, eccetera, non devono essere protestati e tutto questo, anche la formazione di base e più gli aggiornamenti in base alla... No, ma io mi riferivo ai condomini per quanto riguarda la vostra figura, lei è stato chiarissimo. Purtroppo cosa fanno? Nominano l'amministratore senza valutare se questo amministratore ha i requisiti. Però scusi presidente, sì. Quello che diceva Fulvio e quello che poi constatava Giusi giustamente, ben altro, va dal di là della figura dell'amministratore. Giusi giustamente sosteneva che questa cosa è impossibile, lo penso anch'io, perché dentro un condominio ci sono più storie, più mondi interiori, più culture e quant'altro. Le faccio un esempio. Nel mio condominio, quello passato, si discuteva delle piante. C'è chi le usa come posacenere, chi come uccide il proprio cagnolino, chi le annaffia troppo provocando allegamenti, chi non le cura a dovere, chi riempie di foglie i balconi e i cortili sottostanti. Allora, uno che deve fare, cioè se una signora o un signore è ossessionato dal fatto che le proprie piante debbano essere curate in tutte le fasce orarie, annaffiandole e facendo colare l'acqua nel balcone sottostante, uno che deve fare si arma di santa pazienza, sale forza. Su, lo spiega al signore. Il signore se ne frega. Ti prende a male parole. Esatto, a me mi è stato detto: meglio una pianta che un essere umano. Meglio un animale che un essere umano. Anche questo. Guarda, io pubblicamente, per esempio, chiedo scusa ai nostri amici che sono al piano di sotto, perché ovviamente mio figlio corre. Però mi appello alla loro pazienza. Che il tuo figlio crescerà. Io ci posso fare, ha due anni. Cerco di limitarlo, però ogni tanto correrà, quindi capite a cosa mi riferivo. Io ho un pensiero che vorrei sottoporre anche al nostro ospite ed è questo: credo che ci vorrebbero amministratori di condominio con A, maggiori poteri, B, maggior capacità di decidere e di voglia far di intervenire, mantenere, esatto, e far mantenere davvero le regole ogni volta che vengono in qualche modo messe in discussione. Questo è quello che credo, al di là della formazione di tutti gli amministratori. Bello sceriffo di condominio. Eccoci qua, insomma. Sì, una cosa del genere. Presidente, la dobbiamo salutare perché ci aspetta anche Don Antonio, quindi grazie naturalmente a Giovanni De Pasquale, presidente dell'Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti. Buon lavoro e a presto. Grazie altrettanto a voi. Magari lo risentiamo De Pasquale anche su questa figura che Giusi ha scomodato, che sarebbe un'idea niente male. Magari se i nostri ascoltatori vogliono già commentarla ne hanno facoltà via sms al 349 349 1025. Don Mazzi, buongiorno. Ciao Benedetto. Buongiorno. Ciao Don. Ci vogliono tanti Don a fare da amministratori di condominio. Ti mettiamo a fare l'amministratore di condominio? No, fammi una carità. Ne ho abbastanza. Esatto. Senti, invece ieri ero in treno e ho capito che al telefono i mariti sono tutti tesori, capito? Al telefono, soprattutto quando sei in treno, ad ogni telefonata: ciao tesoro, come stai tesoro? Spero che siano i mariti. Ciao. Questa è cattiva. I mariti bellissima. Sono tutti tesori e meravigliosi. Però attenzione, ha detto, postilla, spero siano i mariti. Firmato Don Mazzi. Allora, moda shock: Versace diventa americana, venduta per 2 miliardi di dollari. Secondo le indiscrezioni, anche Salvatore Ferragamo, Trussardi e Cavalli sarebbero nel mirino di potenziali acquirenti. Vogliamo approfondire la questione con il professor Paolo Manasse, docente di macroeconomia all'Università di Bologna. Manasse, buona giornata, benvenuto. Buona giornata a tutti, buongiorno. Allora, cominciamo a capire che tipo di operazione è questa, se la cifra di cui si parla è la cifra corretta, diciamo, per vendere un'azienda come quella di Versace, che ha attraversato un po' di difficoltà negli ultimi anni, ma diciamo che è in ripresa nell'ultimo periodo. Ci racconta un po' com'è il quadro? Sì, ma diciamo in linea di massima, se questa cifra, che è appunto 2 miliardi, che è stata uscita sulla stampa, è stata accettata da entrambe le parti, vuol dire che le valutazioni sulla profittabilità, diciamo, di Versace convergono. Teniamo conto che comunque la famiglia tiene un 20% delle azioni, quindi non è completamente estromessa, ha ancora una quota molto importante che nel domani potrebbe anche rivelarsi decisiva. Il punto, credo, non è solo tanto quello che i grandi marchi della moda italiana ormai stanno prendendo le vie dell'estero, il punto è che non ci
sono marchi esteri della moda italiana, della moda estera, che stanno prendendo la via italiana, cioè le nostre grandi maison non sembrano in grado di assumere o svolgere interamente un ruolo internazionale, come invece capita ai grandi gruppi di nazioni tutto sommato paragonabili come la Francia. E infatti stavo pensando proprio al grande gruppo, aiutami, la sigla LV, che è Louis Vuitton, esatto, esatto, capacissimo anche di acquisire marchi italiani e non. Professor Manasse, perché questo secondo lei? Che cosa ci è mancato, se qualcosa ci è mancato? Ma credo che sia mancato parecchie cose, ma come dicevo prima è un po' una scala un po' diversa, però il male di cui l'Italia soffre, cioè il nanismo delle imprese. Sono molto poche le imprese che riescono a varcare i confini e diventare veramente multinazionali, molto poche rispetto a paesi paragonabili come non so, l'Olanda nel comparto delle banche, la Francia nella moda, insomma c'è la Fiat e pochi altri grandi gruppi veramente internazionali. Credo che sia una questione da un lato culturale, di management, da un lato di condizioni anche italiane, cioè il fatto che mancano in qualche modo i prerequisiti, insomma il livello di tassazione, i servizi eccetera e tutte le condizioni per far crescere le imprese a una dimensione tale da poter poi assumere un ruolo internazionale. Insomma è un misto di fattori culturali, fattori istituzionali italiani che purtroppo condannano l'Italia a imprese che non riescono a assumere quella leadership mondiale che invece meriterebbero dal punto di vista della qualità dei prodotti. È incredibile che accade questo in un settore come quello della moda in cui siamo leader da anni. Va bene, non va bene. Comunque grazie Paolo Manasse, buona giornata e tornaci a trovare presto. Buona giornata grazie a te. Grazie a voi, a presto. L'abbiamo citato anche all'alba. Durante la linea diretta lo ha fatto Pierluigi, si parlava di sicurezza, legittima difesa, armarsi, non armarsi. Lui è Mario Giordano. Ciao Mario, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno direttore. Allora, ieri sera Mario ha esordito col suo nuovo programma Fuori dal coro e alle 19:35, la prima volta nella storia che io ho sentito in televisione un giornalista dire queste parole a commento del fatto di cronaca di Lanciano, di cui abbiamo parlato ampiamente in questi due giorni. Giordano ha detto letteralmente: se il medico avesse spaccato un vaso in testa al ladro sarebbe finito nei guai. È uno Stato che protegge più i ladri che le vittime. Se la persona si protegge e quel ladro muore, a me non dispiace, ma so che non sono tutti d'accordo con me. Allora, Giordano, ieri hai preso una posizione plateale, fuori dal coro e soprattutto coraggiosa rispetto a molti che magari la pensano e non lo dicono. Secondo te gli italiani sono d'accordo con te o no? Sì, credo che la maggioranza degli italiani sia d'accordo con me, non sono d'accordo con me i giornalisti, gli intellettuali, quelli che scrivono sui giornali, non sono d'accordo probabilmente anche molti di quelli che commenteranno queste parole, però insomma il tentativo della mia trasmissione è proprio quello di dire delle cose in modo diretto, cioè di togliere un po' l'ipocrisia, no? Che c'è dietro molte trasmissioni. Io la penso, ho un pensiero chiaro, vengo tante volte qua, sono, mi ritengo un amico e ringrazio RTL di questa amicizia e quindi vengo spesso a dire come la penso in modo chiaro, esplicito e diretto. A qualcuno piace, a qualcuno no, ma io credo che la chiarezza del pensiero aiuta anche chi non è d'accordo a pensare di più, a convincersi magari di più delle sue idee. Ecco, questo è il tentativo. Sul tema, io vorrei togliere una confusione che si fa spesso, cioè che la legittima difesa sia un incentivo ad armarsi. Secondo me sono due cose diverse. Io non mi armerò mai prenderò una pistola, esattamente come il medico di Lanciano, come che ha detto, non prenderò mai una pistola. Però di fronte all'orrore che lui ha raccontato, se uno è costretto per salvare la vita, per salvare un figlio, per salvare una moglie, una persona cara, a difendersi, ecco, a quel punto io ritengo che lo Stato non debba indagare chi si è difeso e non debba dare nessuna protezione a chi entra in casa degli altri per fare del male, come quelle orrende bestie hanno fatto in quel caso. Allora, Mario, stavo vedendo appunto questa tua nuova trasmissione. Ci racconti un po' da dove è arrivata l'idea e che cosa vuoi raccontare agli italiani attraverso Fuori dal Coro?
Ma appunto io voglio semplicemente raccontare le notizie della giornata, le notizie della giornata che diamo tutti secondo un punto di vista particolare che è il mio, confrontandomi con persone che ovviamente la pensano diversa, perché mi rendo conto che il mio punto di vista non è il punto di vista di tutti, quindi cerco di confrontarmi con altre persone, però ecco, rendendo esplicito, cioè voglio un po' svelare il giochino. Ma il contraltare, scusami Mario, sarà sempre la Costa Magna? Ma è cominciata la Costa Magna, sarà la Costa Magna, poi ci saranno anche delle altre persone, appunto professori universitari, ospiti vari, che normalmente cercherò che la pensano in modo diverso da me, proprio per avere un contraltare sempre. Divertente, anche se il mio pensiero è corso, era diverso perché lui era da solo, al Radio Londra, quello leggendario di Ferrara, no? Sì. Che appunto diceva la sua, spesso poi devastando il pensiero comune. A proposito del tuo pensiero, invece, su un altro tema di strettissima attualità su cui ci accapigliamo, i conti, le spese, la manovra. Secondo te ha senso quello che ha detto ieri Di Maio, facciamo come Macron? Assolutamente sì, secondo me, nel senso che è vero che la Francia fa il deficit, come tutti dicono, per abbassare le tasse, quindi per un piano di sviluppo, quindi è vero che il deficit va fatto non per fare spesa improduttiva, altrimenti siamo da capo, ma una politica di rilancio che cambia quello che è stato il percorso fatto fino adesso noi siamo rimasti attaccati alle regole e ai parametri. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che l'economia si è affossata, le imprese hanno chiuso, le famiglie, insomma quello che abbiamo raccontato in questi anni, e nello stesso tempo il debito è aumentato, perché in questi anni è aumentato di 260-280 miliardi. Allora, invertire questa logica e fare esattamente come hanno fatto gli altri paesi, che è vero hanno un debito più basso del nostro, però che vuol dire? Se abbiamo un debito più alto dobbiamo morire soffocati da questo debito? Allora, invertire le logiche e andare a creare una politica più espansiva, a modificare le logiche che sono state fino adesso, è una cosa sensata. Poi certo bisogna andare a vedere come la si fa, perché se uno sfora il deficit e poi butta i soldi nel fiume non va bene, però dipende. Se rimanere attaccati ai vincoli, secondo me è stata ed è una politica folle. Fra l'altro, che ripeto, l'ha svelato ieri la Francia, ma l'abbiamo raccontato tante volte in queste settimane, i parametri sono stati sforati da tutti, sono sforati regolarmente dalla Germania sul rapporto surplus commerciale, che sfora regolarmente, non c'è nessuno di questi allarmi stratosferici, e noi invece siamo rimasti inchiodati lì e ne stiamo soffrendo, secondo me, troppo. Bene, Mario, grazie per essere stato con noi, per le tue riflessioni, viva Fuori dal Coro, viva Mario Giordano, buona giornata. Grazie a tutti voi, buona giornata, ciao. Con noi c'è Raffaele Morelli, come ogni martedì, a cui vorrei sottoporre una questione che riguarda la pazienza, perché noi non siamo costretti a sopportare tutto nella vita, la pazienza ha un limite e la vita è fatta anche per essere vissuta, non sopportata. Però quando si scomoda la pazienza, si scomodano anche i limiti della pazienza. Allora, quali sono i limiti della pazienza per ognuno di noi e come si articolano? Buongiorno Raffaele, benvenuto. Buongiorno a voi. Che temi che si toccano qui a RTL. La pazienza, quando la pazienza deve essere in qualche modo messa sullo sfondo, quando tocca la nostra identità più profonda, no? Io posso avere pazienza nelle relazioni, per esempio, molti hanno pazienza su alcune caratteristiche dell'altro, no? Finché poi sbottano. Quando sbottano? Quando quelle caratteristiche dell'altro toccano le corde più profonde della tua identità. Sono molto incuriosita da questo tema, che vorrei un pochino approfondire. Allora, cosa vuol dire a un certo punto rinunciare, diciamo, a mantenere la pazienza? Vuol dire interrompere quella relazione o semplicemente alterarla in qualche modo? Che succede? Cara Giusi, voglio dirle una cosa che la colpirà tantissimo. Sono pronta, vada. Noi abbiamo questa idea di essere permanenti, no? Noi diciamo, no? Fino a qui sopporterò, fino a qui arriverò, ma invece non è così, perché esiste l'inconscio, il quale è più bravo di noi, e tutti i nostri progetti su come stare con noi stessi, su come comportarci, sul reagire o non reagire, vengono messi in discussione in un attimo, no? Quante volte dici non voglio litigare e poi sbotti, no?
dobbiamo sapere che siamo seduti su qualcosa che non è come noi lo conduciamo, come lo vogliamo condurre, ma che è qualcosa di autonomo, che ci conduce lui, e in quella condurci c'è una saggezza, perché a volte sopportiamo cose che non dobbiamo sopportare, a volte ci attacchiamo ad un modo di vedere le cose che ci porta naturalmente a non stare bene, e così via, e così via. Ah, volevo dirvi, ieri ho sentito, mentre andavo a Canale 5 a parlare dei problemi della Lori del Santo, ho sentito Don Mazzi che ha detto una cosa pazzesca, non so se il mio amico Don Mazzi se ne è reso conto, ma ha detto che il bacio è un'azione, mentre invece lo sguardo è eterno. Ieri mattina, sì. Assolutamente. Vi ricordate? Come sì, no, alle 7.55. Pochi secondi alle 8. E questo si avvicina un po' a quello che abbiamo detto oggi, no? Cioè, le azioni tipo il bacio, la carezza, nel versante opposto lo schiaffo, sono tutte azioni. Sono cose che si muovono, ma lo sguardo sembra fermo. Allora, quando c'è un disagio, è molto importante guardarlo, non spiegarlo, guardarlo. Perché guardare la tristezza, guardare la paura, guardare la rabbia? Perché guardarla? Perché guardandola entriamo con l'occhio nel regno della luce, nella parte più luminosa del cervello e nella fase trasmutativa del cervello. Noi siamo una continua metamorfosi, no? E dici, chi è che ha pazienza? Quello delle 8 o quello delle 9? Chi è che si è arrabbiato? Quello di ieri o quello di adesso? Ho sempre l'ansia, no, adesso ce l'ha, adesso no, ora non ce l'ha sempre. E l'ansia delle 5 uguale l'ansia delle 8, non è vero. Dentro di noi c'è un grande mutamento, ma ciò che di permanente rimane è lo sguardo. Lo sguardo è l'atto che più di tutto trasmuta, quindi quando c'è un problema, guardalo, non pensarci su. Il pensiero lo catalizza e lo rende statico, lo porta all'energia paludosa, invece lo sguardo lo innalza. Sai cosa sono i fiori? I fiori sono occhi nel mondo naturale. E Goethe diceva che noi, un giorno, il sole decise di entrare nel regno degli uomini e così fece gli occhi per essere visto. Ragazzi, quanti misteri possediamo, no? Quanti misteri possediamo? Tu voli troppo alto per noi, Raffaele. Tu voli troppo alto per noi. Sto scherzando, ovviamente. È un piacere. No. C'è un tema che abbiamo trattato molto stamattina. A me dispiace doverlo personalizzare, però non ci possiamo far nulla. Il rapporto con il dolore. Riferimento ovvio, Nadia Toffa e polemiche di ieri. Non ci dovrebbe essere nulla di più intimo e personale, però oggi come oggi non esiste neanche più questo confine. Che facciamo, Raffaele? Questo è un tema importantissimo, perché adesso ti parlo da tecnico del mondo interno, se può esistere un tecnico. Il dolore svolge una funzione molto importante. Vedi, ne parlavo anche nel caso di Genova, no? Esistono due tipi di dolori dentro di noi, il dolore acuto e il dolore cronico. Quando muore una persona cara e muore dopo una lunga malattia, in qualche modo il cervello si è seduto piano piano su quel dolore, è un dolore che è entrato dentro di noi un po' alla volta. Poi c'è il dolore acuto, ti muore una persona cara immediatamente, esce di casa e non c'è più. Quel dolore acuto ti uccide, ti stramazza. Non c'è niente di più forte come il dolore, perché noi moriamo insieme a chi muore. Noi moriamo insieme a chi muore, ma il cervello cosa fa in quel caso, no? Di cosa ha bisogno in quel caso? Ha bisogno del dolore, perché il dolore annienta l'identità. Il dolore psichico è una cosa utile, perché porta via la lotta con te stesso, la smetti di farti dire, ma guarda, se facevi in un altro modo, forse è colpa mia, no? E ti porta nell'intimo, nel profondo. Sai di cosa hanno bisogno i dolori acuti le persone? Di avere vicino una persona cara, di non dormire da soli e di non parlare con tutti gli altri. Perché? Perché più diventi esterno, più ti sembra che il dolore gli altri te lo portino via. Ma gli altri, per esempio, quando, ne parlavo anche per il caso di Genova, quando succede una cosa del genere ad una persona, devono esserci una o due persone che si prendono cura di te, non 10, non 20 parenti che chiamano. Però c'è un surrogato ai tempi dei social, che è la condivisione pubblica, che io condanno, che non amo, che non pratico. Ma insomma, dal dolore alla gioia, quando uno è costretto a dover condividere, la parola poi condivisione è abusata in questo caso, il dolore o la gioia pubblicamente, in realtà insomma, è sottomesso ad una dittatura, che è quella della visibilità. Francamente rischia di essere, diciamo, una dittatura che uccide il mondo interiore, perché se poi ogni cosa va condivisa all'esterno e non condivisa magari con le persone che ti stanno intorno veramente, insomma
diventa patologico. Aggiungerei, siamo un'epoca che sta perdendo l'intimità, l'interiorità. Sì, lo dicevamo. Raffaele, il dolore vuol dire ascoltare un'energia che produce un latte interno. Il latte non è che c'è stato quando ci hanno allattato, dentro di noi c'è qualcosa che produce un latte che ci protegge. Se noi lo condividiamo all'esterno, se diventiamo esterni, se ne parliamo solo all'esterno, non rischiamo di stare peggio. Poi ciascuno fa la sua scelta, uno chi vuole andare in televisione ne parla e lo fa, però sappiamo che questo per il mondo interno non fa bene. C'è da dire che non è una, oggi è tutto moltiplicato, non è una scoperta modernissima, certo, quella di raccontare per le persone ovviamente note il proprio dolore, farne magari anche una battaglia per gli altri che in silenzio e nel buio e si sentono particolarmente soli possono trarne forza. Raffaele, riprenderemo anche questi temi perché sono eterni, semplicemente. Grazie di averli cominciati a scalfire con noi. Un abbraccio. Un abbraccio a tutti. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.